Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sto salendo in pala dal Tei sopra Montereale perché ieri notte ha fatto una spolveratina di neve sulle punte. Quindi ho detto dai, invece che pranzare a casa, oggi vado a farmi un giro da quelle parti e dopo pranzo in casera. Mi sono portato tutto il necessario per cucinare, quindi oggi pranzo in montagna, che direi che ci sta sempre. Quindi bando alle ciance, non perderai altro tempo, andiamo a vedere un po' di neve fresca. Oggi seguirò il giro che mi porterà fino in pala dal Tei in senso antiorario, per arrivare prima in cima e dopo arrivare in casera Rupeitep verso ora di pranzo. Sto seguendo questi segnavia blu e gialli qua. Dovrò prestare un po' di attenzione perché non ho la cartina di questa zona, perché non esiste una cartina tabacco di queste montagne, perché purtroppo sono appena fuori l'intersezione tra due zone, tra la zona 28 e la zona 12 mi pare, della tabacco, quindi non avevo appunto la cartina a casa. Fortunatamente all'inizio del sentiero c'è un cartellone con diversi itinerari e delle cartine che indicano appunto questi segnavia blu e gialli, quindi lì ho fatto una foto all'itinerario che mi interessava e quindi non dovremo avere grossi problemi. Quella lì è la nostra destinazione. Il strato di neve è davvero sottile, però è quanto basta per rendere il sentiero un po' più scivoloso, quindi visto che i ramponcini li ho portati non vedo perché dovrei tenerli nello zaino. Comunque anche oggi il meteo dava delle previsioni totalmente diverse da quello che poi è stato il tempo alla fine, perché davano super nuvoloso e invece c'è un bel sole. Senza aria non fa neanche tanto freddo. Qui tra l'altro la neve è un po' più dura, probabilmente c'è della neve vecchia sotto e i ramponcini mi stanno tornando veramente comodi. Tira un po' di aria, ma speriamo che il drone riesca a volare lo stesso, perché la visuale merita e oggi è una giornata abbastanza limpida, quindi sarebbe un peccato non riuscire a farlo volare. Prima però voglio fare qualche ripresa a queste cime qua dietro del gruppo della cima Manera, perché innevate così sono davvero mozzafiato.
Bene, la mia pancia mi dice che è ora di andare verso la casera perché ho una certa fame. Spero che la vista da qua vi sia piaciuta, è sempre molto bella, perché comunque si vedono sia le montagne che il mare qua dietro. Poi qua, come avete visto, c'è anche il bacino della diga di Ravedis, che ha sempre un colore molto bello. Quindi sì, spero vi sia piaciuta la visuale. E adesso direi che è ora di andare a mangiare. Da queste parti hanno un'ossessione per le porte in mezzo al nulla. Bene, ora che siamo al calduccio, più o meno, direi che è il momento di fare da mangiare perché ho davvero una fame da lupi. Di qua ci sono anche i letti, ci sono sei posti letto che però come sempre possono essere un pochino adattati, insomma. Però è davvero una bella casera. Piccola ma caratteristica. No, piccolina, però ci si sta comunque in un po' di persone. Il termometro ufficiale di Casera Rupeit segna 1 grado. Come succede spesso con le casere o le malghe che sono vicino a un paese, sono proprio le persone del paese stesso che se ne prendono cura. Infatti questa è davvero molto molto accogliente. E nonostante veramente tutti abbiamo il dovere di preservare questi luoghi quando ci veniamo, di tenerli sempre in ordine e puliti, si vede che comunque c'è qualcuno che se ne prende cura abitualmente. Quindi davvero dobbiamo ringraziare tantissimo queste persone. Ragazzi, ora che sono a stomaco pieno posso salutarvi. Prima di chiudere tutto faccio la conclusione del video da qua dentro. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio come sempre di essere stati con me anche in questa avventura. Spero di avervi messo un po' di curiosità su questo giro perché è semplice, non è lunghissimo, però è molto bello secondo me. Quindi se magari doveste decidere di venire a farlo anche voi o se ci siete già stati, fatemelo sapere con un commento. E noi ci vediamo alla prossima avventura, sempre alle 10 di domenica qua sul canale. Ciao ragazzi!